Mister Riolfo, mister, pre-gara di questo Fermana-Pescara, arriviamo da una settimana intensa, l'ultima gara disputata, la sconfitta di Siena, poi arrivata nonostante una buona prestazione, con il Pescara sarà una battaglia contro una squadra assolutamente importante e di livello per la categoria, nonostante una classifica che forse è al di sotto di quelle che erano le aspettative. Ma sicuramente il Pescara è una delle squadre più accreditate alla vigilia, ma giustamente per rosa, per blasone, per qualità di tutto l'assieme. Mi aspettavo sicuramente un campionato di vertice, purtroppo per problemi che non mi riguardano non è stato così, ma una squadra di tutto rispetto con valori molto importanti, rose importanti, intercambi allo stesso. Però devono venire qua e fare prestazioni importanti per portare via punti. Noi siamo pronti e volenterosi, mentalizzati, con la voglia di rispettare quelle che sono le nostre situazioni di classifica e di cercare di fare punti per quello che è il risultato finale. Il Recchioni deve essere questo catino importante per la Fermana, portare quei punti importanti da qui alla fine. È chiaro che guardando il calendario si vede che magari in casa si affronteranno le big, in trasferta ci saranno diversi scontri diretti da qui alla fine. Ma sì, le squadre prima o dopo si affrontano tutte in casa e in trasferta. Sicuramente noi in casa abbiamo sempre, i ragazzi hanno sempre tirato fuori qualcosina in più, un po' per il calore e l'affetto dei tifosi, un po' per altre motivazioni che non sappiamo distinguere, però vogliamo continuare su quella riga, vogliamo reagire ancora maggiormente di quello che abbiamo fatto sul campo domenica nella sconfitta con Siena. E a cercare di portare via più punti possibili. Rispetto a quella gara, mister, la prestazione indubbiamente c'è stata e tanta anche volontà. Cosa c'è da aumentare per portare via i 3 punti rispetto a quella prestazione? Siena ha raccolto il massimo da una prestazione normale, noi invece abbiamo fatto il contrario, ma è stata una prestazione importante, non ci abbiamo messo forse quell'attenzione, ma non credo neanche sia una questione di attenzione, cioè quelle piccole situazioni, quegli episodi sono andati a sfavore e l'abbiamo pagato perché comunque la qualità in campo del Siena si è fatta sentire in quegli episodi, non nelle situazioni di campo e di gioco. Mister, un'ultima cosa, domani sarà squalificato, come sarà viverla da fuori questa partita? Ma massima fiducia in Paolo Pantera che dirigerà la panchina. Abbiamo lavorato bene nella preparazione della partita, i ragazzi sono presenti, gli viene chiesto loro solo di mettere attenzione, spirito e tutte le cose che sappiamo fare, niente di più di quello che è le nostre capacità, ma farlo con grande volontà e cuore, come hanno sempre fatto. E continuando su questa strada, i punti li faremo.